Fratelli d'Italia rinnova le richieste che sta presentando da anni all'amministrazione comunale per una maggior sicurezza, un maggior presidio del territorio, perché si sono create in città delle vere e proprie zone franche che sono teatro di spaccio e di criminalità. E oltretutto si sviluppano anche in pieno centro storico e questo va a pregiudicare fortemente la libertà e il senso di sicurezza delle famiglie di tutti i cittadini pesaresi. Abbiamo presentato delle istanze, delle interrogazioni, dei comunicati, abbiamo fatto dei flash mob anche al Parco Miralfiore. Diciamo che le zone interessate sono anche la zona della Galleria Roma, Piazzale Matteotti, il Parco Miralfiore, Piazzale della Resistenza. Queste zone vanno assolutamente attenzionate, anzi una proposta di Fratelli d'Italia è anche quella, visto che in seguito alla riassegnazione a Pesaro di quegli agenti che erano stati invece collocati all'Unione Pian del Bruscolo, questi agenti ben potrebbero essere impiegati con un adeguato piano strategico per presidiare il territorio e per ripristinare anche i vigili di quartiere, che sono sempre un punto di riferimento importante per la cittadinanza. Quindi queste le richieste di Fratelli d'Italia. D'altronde, ogni qualvolta abbiamo effettuato queste segnalazioni siamo stati tacciati di allarmismo, mentre gli episodi che accadono sempre più di frequente qui a Pesaro confermano tutto il contrario, e quindi è necessario anche convocare questo Consiglio Comunale d'Urgenza sul tema sicurezza proprio per concordare degli interventi concreti sul territorio.